Buongiorno ragazzi, come al solito occhialone per coprire le mega occhiaie. Siamo in treno e sono con Valentina. Ciao Vale! Che mi sta accompagnando, stiamo andando a Milano per Dior e sto cercando di non gridare troppo perché è pieno di gente qua ragazzi, quindi mi sentono tutti, io poi grido sempre. Comunque è bellissima, una bellissima giornata. Io ho la t-shirt Dior, proprio perché andiamo per Dior. Si vedeva il mare poco fa, ovviamente adesso in quadro e non c'è niente. Sì, il mare, che bello! Ciao Trieste, ci vediamo domani sera. Sì, ragazzi, siamo alla stazione di Venezia Mestre, stiamo aspettando la coincidenza per Milano e tipo mi sono girato un attimo e la mia valigia stava andando da sola perché cara Louis Vuitton, no? È tutto bello e carina questa valigia, però se ci mettevi un freno non è che mi dispiaceva. Comunque, questo è quanto. Stranamente il treno è anche in orario. E io mi sono resa conto, pensavo di aver 3 ore in hotel per truccarmi eccetera, invece mi sono resa conto che avrò a malapena 20 minuti, quindi dovrò truccarmi in super super velocità e... ma ce la faremo. Ragazzi, parlo piano, però volevo chiacchierare un po' con voi perché mi dispiace sempre filmare questi... No, non ti inquadro. Quando mi senti con la videocamera sembra ancora che ti inquadri. No, perché parlo da sola, per me è normale, io ogni tanto parlo da sola, lo sanno tutti ormai. Però nel futuro ci siete voi che mi guardate. E niente, parlo sottovoce perché ovviamente ci sono altre persone in treno e adesso siamo sul treno verso Milano che ha un paio di minuti di ritardo, ma niente di che, quindi spero che facciamo in tempo perché ho tipo i minuti contati poi in hotel proprio per truccarmi, perché ovviamente cioè, stamattina non ce la potevo fare. Le occhiaie ci sono. Io più che altro gli occhi gonfi la mattina, più che occhiaie. Comunque c'è proprio ancora sì, più silenzio di prima. Adesso siamo a Padova. Padova. Niente, volevo raccontarvi perché praticamente stiamo andando per una presentazione delle nuove matite, se non sbaglio, di Dior. E poi andiamo alla mostra di Frida Kahlo, che è una cosa molto interessante, quindi insomma ci vado proprio in versione straordinaria per Dior, ma stiamo solo questa notte e quindi praticamente arriviamo, ci cambiamo, cioè mi trucco in super velocità, andiamo direttamente all'evento e dopodiché la sera penso che insomma andremo a cena e poi a dormire, poi domani abbiamo qualche ora a Milano e dovrei avere un meeting domani. E poi ripartiamo subito per Trieste, quindi proprio toccata e fuga, ma quando vado a Milano è sempre così. E Tomas non è potuto venire con me perché oggi è... che giorno è oggi? Mercoledì? Sì. Oggi è martedì, no, mercoledì. Oggi è mercoledì, domani è giovedì, quindi se fosse venuto con me avrebbe perso 2 giorni di lavoro e tentiamo sempre di tenere le ferie per viaggi più lunghi e impegnativi di solito, quindi... Non ha potuto prendersi 2 giorni, forse fosse stato solo un giorno, però 2 giorni di ferie mi dispiaceva sinceramente chiederglielo, quindi ho subito pensato a Valentina, perché lei essendo libera professionista, essendo che riesce un po' a smistare pazienti e a recuperare in altre giornate, e così è riuscita ad accompagnarmi, se no sono sincera non penso che ci sarei andata da sola, ma così ci facciamo una gita, che poi è tipo il nostro primo viaggio insieme, vero? Quindi sono contenta, siamo contente e basta, perché sono pallidissima ancora di più del solito, non lo so. Comunque aggiornamento sulla cheratina ragazzi, oggi finalmente quarto giorno ho lavato i capelli. Finalmente, se qualcuno mi sente sembra una barbona, ho lavato i capelli, sì, no, finalmente ho sciacquato la cheratina, devo dire che effettivamente il colore argento eccetera se n'è andato, quindi, e mi ha colpito un sacco. Scusate. E mi ha colpito un sacco il fatto che tantissime di voi alle ore 17:55. Ok, abbiamo capito. Il personale Trenitalia è a vostra disposizione per qualunque esigenza e segnalazione. Grazie, personale di Trenitalia. Buon viaggio. Grazie. No, anche in inglese, vabbè. Volevo dirvi che mi ha colpito un sacco, che tantissimi, vi ricordate che quando stavo ad Amsterdam facevo la cheratina, avevo sempre i capelli un po' più grigi e fino a quando li lavavo, e vi giuro che io non mi ricordavo di questa cosa, e anzi ci pensavo, dicevo, ma anche quando ero ad Amsterdam mi succedeva
succedeva che li avevo più grigi, più argento fino a quando li lavavo e non mi ricordavo. Invece in tantissimi avete scritto: sì, Nicole, non ti ricordi, anche ad Amsterdam era così, con la stessa creatina. Quindi voi vi ricordate le cose di me meglio di me, rendiamoci conto. Quindi vi ringrazio perché mi avete tranquillizzato, ma ovviamente appunto anche la mia amica Luz, la parrucchiera, mi ha detto tranquilla, è normale, però io non mi ricordavo, incredibile. Comunque sì, super super consigliata. Tra l'altro in quel video io non ho parlato di prezzi e non vi ho dato il link, perché non c'è un link. Io sono andata, ragazzi, vi spiego, sono andata sul sito della Maxliss, che è il brand che fa appunto questa cheratina o hair botox, hair crystallization, si chiama hair crystallization, e il sito è in costruzione, nel senso stanno rimodernando tutto il sito, quindi non c'è un vero e proprio link dove si possono acquistare questi prodotti. Io sono andata sul, ho cercato i loro contatti su internet, ho trovato il loro contatto Facebook e li ho contattati su Messenger e da lì mi sono messa d'accordo per la spedizione, quindi è stato proprio via Messenger, per questo che non ho un link da darvi. Però vi dico sinceramente che anche se ce l'avessi, non so se ve l'avrei dato, per il fatto che non voglio consigliarvi una cosa che poi vi viene a costare tantissimo e vi dà un sacco di seccature. Mi dispiacerebbe causarvi quello che è successo a me, perché ho dovuto aspettare 2 mesi per avere la cheratina e ho pagato $180 di cheratina. Adesso non mi ricordo esattamente, dovrei controllare, però se non sbaglio ho pagato $180 due barattoli di cheratina, quindi stiamo parlando sui 150 euro, appunto per due barattoli, e poi ho pagato 130 euro di dogana. Quindi non voglio consigliarvi di prendere quella che ho preso io dal Brasile, nonostante sia top, sia fantastica, a meno che non troviate un link europeo che ve la vende, non consiglio, perché costa, le spese doganali costano praticamente quanto la cheratina in sé, e io vi consiglierei piuttosto di trovare una cheratina, un hair botox, oppure appunto una qualsiasi cheratina che non contenga formaldeide, ragazzi, se lo volete fare a casa specialmente, e però appunto vendibile in Europa, perché io non mi sono trovata bene con il prodotto in sé, ma purtroppo con tutta la burocrazia dogana, spese eccetera eccetera, ecco, non è una cosa che consiglierei alle mie amiche e non è una cosa che di conseguenza consiglierei a voi. Quindi ecco, non conosco, devo far vedere il video, aspetta un attimo. Ok, fatto. E dicevo che io non conosco, purtroppo non mi intendo, quindi io ho voluto comprare la cheratina che questa amica usava su di me ad Amsterdam per anni, quindi sapevo che mi sarei trovata bene. Invece non conosco cheratine, non ne conosco altre, quindi non saprei consigliarvi una cheratina che si trova in Europa, e mi informerò comunque e vi farò sapere, però per il momento ho paura a darvi indicazioni su marchi eccetera perché non conosco. Se riuscite a trovare questo brand Maxliss, ovviamente consigliatissimo, però purtroppo appunto essendo brasiliano io ho avuto tutto questo iter interminabile di problemi con la dogana, gli esami igienici della dogana, tutte quelle ispezioni, poi alla fine secondo me mi hanno anche fatto, però te ne fanno pagare ovviamente, e quindi sì, ecco, questo è il fatto della dogana. Mi avete chiesto anche il prezzo, appunto io adesso non mi ricordo esattamente, anzi andrò a controllare un attimo proprio per farvi sapere, che mi dispiace poi dire cose e sbagliarmi. Allora, sì, ho pagato $160, quindi sto parlando di 130 euro per due flaconi, però quindi calcolate che un flacone, quindi sì, calcolate, un flacone viene $80, quindi si sta parlando di 60 euro e qualcosa, quindi voi calcolate che io di tutto un barattolo ho usato forse due dita, neanche due dita di prodotto, e mentre appunto un trattamento in salone ti costa solo 150 euro un trattamento, io ho pagato appunto sì, quindi $80, 60 e passa euro tutto il barattolo, è un risparmio gigantesco se ci pensate, veramente un grossissimo risparmio. Quindi però appunto mi informerò se riesco a trovare dei brand che si trovano in Europa, vi faccio sapere. Per il momento purtroppo non voglio sbilanciarmi non conoscendo, però vi faccio sapere se il vostro parrucchiere, la vostra parrucchiera utilizza Maxliss, assolutamente, se potete
comprarla da loro, questa gelatina. Fatelo, però ecco spiegato perché non vi avevo detto, non vi ho dato il link, perché non c'è un link purtroppo in questo momento. Io appunto ho parlato via Messenger e comunque non consiglierei di passare il casino con la dogana che ho passato io, perché si spende anche un sacco di tempo, bisogna mandare fax, autocertificazioni, stampare, è più una seccatura che altro, ecco. Quindi sì, questo era un po' il discorso che volevo fare. Adesso sta arrivando il signore che ci porterà lo snack e qualcosa da bere, che è una setta terribile. Ovviamente ora Coca Zero, ma vorrei bere acqua. Allora ragazzi, questo è lo snack. Ci hanno dato i fragrantini, ragazzi, che sono tipo i tarallucci, che buoni. Poi ci hanno dato una servietta di quelle igienizzanti e poi due bottigliette d'acqua. Ragazzi, siamo arrivate a Milano! Sì! Sempre, basta. Lo stesso video. Sempre solo ciao. Prima impressione di Milano. Però mi sono messa la giacchetta perché ho sofferto un po' il freddo in treno, cioè l'aria condizionata secondo me. E tra l'altro, responso, siamo tipo oltre 20 minuti di ritardo con il treno, che non so come, perché a Mestre era in orario, però adesso abbiamo più di 20 minuti, quindi non so se riuscirò sinceramente a truccarmi, ma anche vada, mi presento all'evento tipo così. Spero di non doverlo fare per loro e per me. Comunque vediamo un po'. Adesso stiamo andando in hotel giusto per lasciare la valigia e ovviamente per diventare decente. E, però siamo fortunate perché in realtà la zona della mostra, questo museo, sono l'unica che non lo conosce, mi sto facendo una figura del... Ok, comunque il MUDEC, famosissimo, è il solito caso di scene che dovrei tagliare, ma che probabilmente non taglierò perché mi piace essere genuina. È attaccatissimo all'hotel, quindi almeno su questo siamo fortunati. Ci siamo, ragazzi, mi sono truccata in tempo stra record. Fedele assistente. Vero, sono qui con la mia assistente. Assistente. Non sono un dottore, oggi sono l'assistente di Nicole. Declassata in pieno, non credo ti convenga tanto. E dovremmo quasi esserci in realtà. Qua mi dà, sì. Qua? Ci siamo, sì. Beh, era veramente vicinissimo, cioè hotel più vicino non esiste. Lola è molto concentrata. Che sono state scritte anche a distanza di 20 anni, dopo che si erano separati, perché è un'amicizia che rimane, anche perché sono uniti forse nel momento più drammatico della vita di Frida, l'incidente che la vede coinvolta insieme ad Aleandro mentre sta tornando su un autobus dalla scuola alla Città del Messico verso Coyoacán. L'autobus viene preso in pieno da un tram e Frida viene trapassata da parte a parte da uno dei pali di sostegno. Le si spezza la colonna vertebrale, le si frattura il bacino, la gamba viene rotta in 11 pezzi e il piede viene completamente spiaccicato. Nonostante questo, dopo un anno, Frida è in piedi, che cammina. Questa guarigione miracolosa, perché all'inizio non sapevano nemmeno se sarebbe sopravvissuta, figuriamoci camminare, fa sì però che per tutta la vita successiva di Frida lei patisca dei dolori lancinanti alla schiena, alla gamba, alle ossa, proprio perché pensano che sia stata una guarigione veloce ma non tenuta ben sotto controllo, che tutto si sia rinsaldato un po' così. È una donna forte, anche se piccolina, perché era alta 1,54 m. Ma guardate che espressione che ha in queste fotografie. Una donna decisa che doveva essere. Certi tipi di foglie ti proteggono, tanto che loro le mettevano sotto l'armatura, perché erano convinti che in questo modo non potevano essere feriti. Allora Frida ricopre gli sfondi di foglie in modo da essere protetta, in modo che queste foglie proteggano lei, ma proteggano anche le persone che le sono più care. Quelle quattro scimmiette che sono tutte intorno a lei, in realtà erano quattro ragazzi, quattro allievi.
Buffon, come vi dicevo, invita Frida a Parigi nel 39 per una mostra di artisti messicani. Lei ci arriva e trova tutto per aria, dire che Breton non gli ha organizzato niente, che i quadri sono ancora fermi in dogana, ma che Marcel Duchamp, altro grande artista dada, interviene e organizza questa mostra. Lei espone a grande successo, ma non vende niente perché nel 39 è a Parigi e sta per scoppiare la Seconda Guerra Mondiale. Santa morte, prendi quello che sta di me, questo corpo ormai non mi appartiene. Siamo alla presentazione degli eyeliner, ma quando finisce tutto il casino lì mi fionderò a vedere. Nel frattempo, ragazzi, cin cin con questo cocktail buonissimo che si chiama Matt Rusty. Oh, melanzana ha detto, che strano. Infatti mi faceva un po' impressione. Facciamo la prova in diretta. È buona? Buona? Io ho preso a quinoa. E poi qui c'è una lattughina, cosa ha detto, lattughina con petalo di rosa? E ancora cibo? No, grazie, grazie, abbiamo praticamente svuotato la cucina, direi di no. Bene, qui siamo con Lola che ha scoperto che Valentina è una dermatologa e io sono qua praticamente a filmare. Nicola, è irrimediabile, tu devi prendere sul serio. Non si vede niente, sì, no, si vede poco solo se mi avvicino, sì. Ma quindi tutti i tuoi follower vedranno... No, aspetta, da lontano, da lontano. Metto il filtro Barbara D'Urso, che è tutto sfumato. Ragazzi, diagnosi in diretta. Mi tocca lavorare. Mi dispiace, ho detto vieni che ci divertiamo. Che tra l'altro anche Lolla è mezzo medico, diciamoci la verità. Lacrimuccia adesso. Ma dobbiamo fare la diagnosi. Aspetta, rullo di tamburi. Tu. Ah, ok. Questo nella prossima puntata. Solo non dirmi che c'è il caffè dentro, ti prego. Vieni gelato. Gelato? Gelato perché non è c'è il fotografo che la sta fotografando per tutta la sera e pensa che sia tipo una youtuber in crescita. No, perché eccoli, questi sono i nuovi eyeliner. Vogliamo sederci? Dai, mi siedo, facciamo una prova. Wow. Vale, vuoi farmi da cavia? Cosa devo fare? Dammi la mano. Wow. Non metto a fuoco niente. Molto glossy. Bello però. Sono molto carini. Anche il... Questo è il mio modo di mettere a fuoco con il naso. Sono molto belli anche i packaging. Grazie mia fedele assistente, nonché musa e tutto quanto oggi. Aspetta, assistente, mi aiuti a chiudere? Mi aiuti? Assistente! Grazie assistente. Bellissimi. E qui che cosa ci sono? Mascara colorati. Questo ce l'ho. Questo anche. Questi sono tutti mascara colorati. Ah, i prime, non ce l'ho io. Questa è una base, grazie. Vedete com'è avanti la mia assistente. Non lo chiedo nemmeno e già lo fa. Oh là là. Questo è un primer. Questo è un primer occhi. Fantastica, direi. Prossimo viaggio, sempre solo tu. Mandiamo Tomas in pensione, se mi sente. E questi sono per le sopracciglia, invece. Vabbè, questo servirebbe a me che non ne ho, per esempio. No, che cosa... Ah, sì, questo è liquido, ma diventa tipo polvere, se non sbaglio. Aspetta. Your show all day brow ink. Sì, è una specie di... Sì. Di tatuaggio per sopracciglia. Questa più che altro è una figata perché la base occhi non ce l'ho. Carini. Per questo ce l'ho. Questo è bellissimo. Questo è molto bello. Hai visto che questi si schiacciano qua? Per tirare fuori il prodotto? Quando stai per finire il mascara lo schiacci e il prodotto esce con più facilità. Ma sono mascara? Sì, sono mascara. Questo è nero e questi sono colorati. Che figo. Molto belli. Cavolo. Molto belli. E molto belli anche questi. Soprattutto, vabbè, ovvio, mi piacciono le tonalità più scure, però puoi fare... Sono tipo eyeliner. Che figo. Sì, sono tutti eyeliner. Guarda white.
belli, molto belli. Siamo venuti al sushi e in questo posto che si chiama Terma Chigno, siamo in zona Navigli, molto bella questa zona, e sto decidendo che cosa prendere, mi ispira parecchio. Ed è arrivato finalmente, io ho preso un roll con il salmone fritto e poi ho preso un roll con il gambero fritto, e questo ha l'avocado e questo dovrebbe avere il Philadelphia, uno o l'altro. Che belli però, eh? Molto belli i piatti qua, devo dire. Molto, molto belli. Yum. E come dessert ho preso una torta cocco e cioccolato. Vabbè ragazzi, guardate che meraviglia. Questo qua non ci vuole niente. Ragazzi, siamo tornati in hotel e Valentina sta già dormendo, ha i tappi all'orecchia, quindi spero di non disturbarla, non dovrebbe sentirmi. Comunque io adesso sono al computer in realtà e sto finendo le ultime cose di lavoro, devo preparare una fattura e rispondere ad alcune email, mi manca solo la fattura, ancora poi posso andare a nanna e domani invece sarà una giornata, allora domani pomeriggio torniamo a casa, però prima di tornare a casa ho un appuntamento super super importante, non posso ancora menzionarvi niente purtroppo, ma non vedo l'ora di poterlo fare. Comunque scusatemi se non ho filmato tantissimo oggi, però all'evento era davvero difficile perché ero con il cellulare, videocamera, filmavo eccetera, e però c'era un sacco di altra gente e c'era la guida e avevamo tutte le cuffiette, quindi non potevo chiacchierare con voi, però ho provato comunque a filmare un pochino. Poi sono stata contentissima di rivedere Lola e Michela, è stato bellissimo davvero, non mi aspettavo che ci fossero, quindi è stata una bellissima sorpresa. E basta, e poi ci hanno dato quando siamo uscite ci hanno dato questa borsetta, all'interno vi faccio vedere, c'è questa pochettina, sta diventando un po' un video ASMR tipo, perché sto parlando pianissimo. Allora c'è questa pochettina Dior, molto molto carina, con questa stellina, e all'interno c'è questo che è uno specchietto molto carino rosa con la scritta Dior colorata, e poi ci sono due prodotti, uno è il Dior Show Pump and Volume mascara, questo è rosa, e poi c'è uno dei nuovi eyeliner, il matte white, che tra l'altro è quello che abbiamo provato, tra tutti mi hanno regalato proprio quello che abbiamo provato, quindi questo è quanto. E poi c'è il bracciale che ci hanno dato, che in realtà è un nastrino però molto carino, lo terrò come ricordo, e c'è questo bracciale appunto che ci hanno dato per l'accesso alla mostra. Quindi questo è quanto, mia family, spero di, so che vi piacciono tantissimo i vlog casarecci, però quando sono in giro mi piace portarvi con me e farvi un po' vivere l'esperienza da blogger, diciamo così, quindi spero che vi piaccia anche questo genere di video quando sono in giro. Ora ci siamo scritti messaggi con Tomas in realtà durante tutto il giorno, e l'ho sentito anche poco fa, è andato a nanna anche lui, quindi ci siamo dati la buonanotte, vi manca tantissimo, non vedo l'ora di rivederlo, quindi niente, vi do la buonanotte, bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao. Ah, questo video probabilmente non riuscirò a caricarlo alle 17.30 perché domani alle 17.15 abbiamo il treno. Io inizierò il montaggio alle 17.15 dal treno e poi ho il modem e lo caricherò direttamente dal treno questo video. Quindi probabilmente sarò online attorno alle, non so, 19.30, 20, una cosa del genere. Quindi scusatemi per il ritardo oggi ragazzi, mi dispiace tantissimo, ma non ce la faccio proprio a caricarlo alle 17.30. Però l'importante è che ce ne sia uno ogni giorno. Sono troppo contenta di tornare a casa da Tomas domani e dai gattoni, mi manca la stellina, Garurever, mi manca stare con Tomas, sono quelle cose che sono così abituata a vederlo ogni giorno e a stare con Tomas ogni giorno che non mi rendo conto in realtà com'è quando lui non c'è, mi manca tantissimo, quindi
questo è quanto. Bacio.